every one of you listening to my voice. Tell the world. Tell this to everybody wherever they are. Un saluto agli ascoltatori di Cube Radio da Avamposto 31, la rubrica che tutte le settimane quotidianamente dai propri canali social vi intrattiene e vi informa sul mondo del fumetto. È stata una settimana questa estremamente intensa, piena di dibattito, anche di polemiche, nate praticamente tutte dalla grande esposizione che il mondo dei comics ha avuto durante la recente e ancora in corso Mostra del Cinema di Venezia. Lo ricordiamo, quest'anno c'erano molti titoli, alcuni anche in concorso, che in maniera diretta o indiretta si occupavano o venivano, erano tratti da fumetti, e la parola che ha tenuto banco è stata graphic novel. Ma le graphic novel non riguardano solo il fumetto e il cinema, ma anche i videogiochi. Ne parliamo oggi insieme a Manuel Enrico, il nostro carissimo e stabilissimo collaboratore della redazione di Just Nerd. Ciao Manuel! Scatole settimanale che non riuscite a mandare via. Ma guarda, stiamo facendo di tutto, giusto. Proprio tentiamo in qualsiasi modo di evitarti, e invece eccoti qua. No, non è vero, ovviamente ti ringraziamo tantissimo della tua presenza. Ti ringraziamo tantissimo della tua presenza, che oggi è particolarmente preziosa, perché andiamo a parlare di un contenuto che è, a mio modo di vedere, un fumetto e una serie di graphic novel, visto che abbiamo esordito con questo termine, riutilizziamolo, di altissimo livello, che è diventato anche un videogioco. Stiamo parlando di Black Sad. Allora, esatto, diventerà un videogioco. Ah sì, scusami, giustamente. Non è ancora stato deliberato, in effetti. Diciamo che Black Sad sì, è una serie a fumetti, quindi teoricamente non dovrebbe essere considerata un o una graphic novel, non si è ancora ben capito. Ma anche se di fatto va detto, è nata così, cioè è nata con questa caratteristica e poi è stata continuata per certi versi per via dell'enorme successo che ha avuto. Sì, perché quando era uscito il primo volume, che sarà quello del 2000, esatto, che in italiano era da qualche parte Fra le ombre, se ricordo bene, in sì, America sì, per esempio era uscito secco come Black Sad. Sì, qui da noi è uscito con un titolo da qualche parte Tra le ombre, che è la versione italiana del titolo originale francese, e che era appunto Quelque part entre les ombres, giusto per fare una pronuncia. Il titolo della tua pronuncia va benissimo. Quello che era stato comunque questo primo volume di Canale Segarnido, che sono i due artisti spagnoli, che hanno fatto questo lavoro, deve essere idealmente un graphic novel. Fin dall'inizio comunque quello che era un contesto molto particolare, che volendo si avvicina un po' a quello che è il punto di partenza delle polemiche di questa settimana, che è il film di Igor ispirato. Sì, alla, sì, direi proprio di sì. Sì. Anche qui, anche questa graphic novel all'epoca ha suscitato molte polemiche. Sì. Noir anni 50 in America, antropomorfo, è un po' come se Fedro incontrasse Ed McBain. Sì, ma allora scusami, permettimi una considerazione del tutto personale, poi mi dirai che cosa ne pensi tu, ma io trovo che Black Sad sia un contenuto pazzesco, cioè io lo dichiaro apertamente, lo adoro, è scritto benissimo, è disegnato ancora meglio, è pieno di idee ed è pieno di stimoli fantastici, per cui io davvero lo difendo a spada tratta. Black Sad è uno dei prodotti migliori del primo decennio del 2000. Totalmente d'accordo. Poco considerato, e forse perché si rivolge a un tipo di pubblico che sarebbe ancora capace di andare in libreria a cercare i libri di Rexhaus. Già. Quindi è il classico genere di nicchia, come storia, ma che come disegni, impostazione proprio dalla gabbia alle scenografie che vengono messe su pagina, così via, è forse una delle cose migliori uscite negli ultimi, io dico di più, guarda, negli ultimi vent'anni. Ma devo dire, tra l'altro l'uscita ha coinciso col nuovo millennio, però è stata davvero una folgorazione per quanto mi riguarda, nel senso che tra l'altro, ricordiamo, il disegnatore viene dal mondo Disney,
E quindi aveva una grande familiarità con l'antropoformismo, lo ha reinterpretato in una maniera assolutamente unica. E visto che siamo qui e ne stiamo parlando, io trovo che l'operazione che Disney ha fatto con Zootopia sia un plagio terrificante. Sì, concordo pienamente. Tu parlavi giustamente di antropomorfismo dei personaggi. Allora, chiariamo, diamo un attimo due o tre coordinate. Black Sad è un investigatore nell'America degli anni 50 che, come tutto il suo mondo, è un animale. Nel suo caso è un bel gattone nero. Anzi, una Bello pantera abbastanza. nera, diciamo così, ecco, proprio per essere precisi. Ma è proprio un gatto, eh? È Sì, proprio un gatto. è un gattone nero. E quindi c'è tutto il contesto del gatto nero, della sua questione, così via. Molte battute nel graphic novel vengono da quelle. Tutto il contorno della sua società è fatto da animali, da rettili, rane, coccodrilli, cani. I personaggi femminili hanno delle fattezze che sono lievemente più umane, però anche loro sono comunque animali. E questo rappresenta una sfida per chi poi deve realizzare il videogioco. Perché è vero che devi mantenere il rispetto dell'antropomorfismo, è vero che comunque il tratto di Garnido tu vuoi rivederlo, perché dici, cavolo, lo prendi da lì, ti compro perché arriva da quell'universo lì, mi aspetto quindi che JS Interactive e Pendulo Studio diano una realizzazione al prodotto che sia fedele al fumetto. Piccolo inciso, il videogioco dovrebbe chiamarsi Black Sad Under the Skin. Quindi, lo hanno annunciato da un po' di tempo, perché il primo annuncio, se non sbaglio, era del 2017, è È stato da un bel po' che ci 2017. stanno lavorando, infatti. L'anno scorso, poi dopo un anno, a luglio, è uscito il primo trailer, primo teaser, pardon, trailer, mi confondo sempre, e l'attesa continua a farsi sentire. Teoricamente dovrebbe uscire a fine mese, Sì, teoricamente, infatti l'uscita che viene data è 26 settembre, no? Quindi siamo veramente prossimi all'uscita. Io sono. Allora, in questo mese usciranno Gears of War, il nuovo capitolo. Dovrebbe arrivare Borderlands. Arriva l'espansione di Monster Hunter. Io sto aspettando con ansia il gioco di Black Sad, perché comunque è un ritorno alle vecchie avventure. Sì. Si è cresciuto con il primo Mon il Monkey Island, di Gabriel Knight, per dirtene una, piuttosto che le grandi avventure grafiche tipo Prisoner of Ice o il grande blocco delle avventure grafiche di LucasArts, potrebbe ritrovarsi finalmente a casa in un titolo che presenta, pur con una visuale in terza persona, un'avventura grafica vecchio stampo punta e clicca, con l'inserimento dei tanto odiati quick event. Quick event sono quelle situazioni particolari che a un certo punto vengono letteralmente buttate in faccia al giocatore, che deve essere veloce nel fare il comando che gli viene richiesto. In Black Sad potrebbero essere le riste, I perché Black momenti di Sad, azione, diciamo così. Americani 50, se non c'è il revolver 38 special, c'è il pugno, Sì, quindi. devo dire che su Black Sad sparatorie e scazzottate sono continue, diciamo così, no? Nel senso che. Soprattutto la cosa bella è che il buon Black Sad le buscava anche. Sì, in questo senso è proprio un hard-boiled in salsa Disney quasi, mi verrebbe da dire. Però con un taglio molto adulto. La cosa più interessante di Black Sad è che l'antropomorfizzazione non è fine a se stessa. E la divisione, appunto, di questo mondo fatto di animali, o meglio di umani con fattezze animali, è anche un modo per parlare delle differenze sociali, è un modo per parlare del fatto che gli umani sono in teoria tutti uguali, ma poi nella realtà dei fatti non lo sono mai. Cioè, c'è un sottile Guarda, discorso sociale, e culturale dietro a Black Sad, no? parlando prima del discorso, ho fatto il richiamo alle favole di Fedro, Esopo e così via. In realtà è diventato un archetipo narrativo. Tu ormai sei abituato a ragionare che certi animali ti riconducono a certi difetti o pregi dell'uomo. Sì, a certe tipologie umane quasi, verrebbe da dire. Cioè,
è viscido come un serpente, c'è da Esatto, dire. esatto. È agile Quindi, come un gatto, potremmo andare avanti a lungo con questi paragoni. tu puoi ragionare in modo tale che porti il lettore, o in questo caso il videogiocatore, a identificare quasi a livello subconscio delle caratteristiche del suo personaggio, perché ormai fanno parte del suo background culturale. Ed è poi mettici anche il parallelismo con tematiche attuali come la segregazione, piuttosto che lo sfruttamento. Cioè, lì poi Black Sabbath, nel modo in cui è stato sviluppato dal punto di vista del fumetto da parte di Canales, era particolarmente preciso nel dare delle connotazioni delle idee. Sì, Allo molto. stesso modo viene da pensare il videogioco, che ormai sono 2 anni che è in fase di sviluppo, dovrebbe arrivare in una forma tale da poter essere riconoscibile sia da chi vuole una nuova esperienza, che magari non ha mai letto il fumetto, tra parentesi, non sapete cosa vi perdete, Cosa vi fatelo. perdete? Anzi, questo è un invito, Non ne per il approfittiamo per invitare volume tutti a scoprirlo, riscoprirlo assolutamente. c'è un bellissimo volume in fumetteria in questo periodo che raccoglie l'opera completa. Sì, Ve tra l'ho l'altro. portata a casa a quattro spicci, come si suol dire, e vi fate veramente un gran regalo. Anticipate il Natale, Sì, sì, chiusa sì. parentesi. Sì, io trovo che, allora, vedendo le immagini dei teaser, trovo che sarà molto difficile, per il videogioco riuscire, anche solo lontanamente, a rendere la plasticità, l'emotività, la capacità evocativa che ha, il disegno di Black Sad, che è irraggiungibile, a mio modo di vedere. Però è comunque uno sforzo notevole quello che stanno facendo per cercare di dare credibilità al mondo di Black Sad nell'ottica del videogioco e quindi direi che è un'attesa del tutto giustificata. Sì, anche perché bene o male si discosta dalle storie che già conosciamo. Sì, anche questo è un Da elemento qualcosa. sicuramente interessante. Quindi una persona che è appassionato di Black Sabbath si trova a vivere un'avventura che si colloca, non vorrei dire una cavolata, fra Arctic Nation e Anima Rossa. Sì, direi che hai veramente dato la Si aspagli dovrebbe posizione. collocarsi. E Certo. quindi già per un lettore dire: guarda, vediamo se c'è il richiamo a quello che è stato, quello che sarà, quindi c'è questo gioco in più. Per chi invece si approccia al personaggio per la prima volta all'interno di un prodotto videoludico, c'è la possibilità di dire: ah, ok, quindi ho delle storie prima che mi posso entrare a capire perché si comporta così, e delle storie dopo che mi espandono la figura di Black Sabbath. Nella mia opinione, il gioco è potenzialmente molto promettente. Non so se avrei impostato Black Sabbath come avventura grafica, ti dico la verità. Ah. L'avrei visto più come un action RPG. Sì, beh, forse è sicuramente una delle possibilità che ci si poteva, che si poteva percorrere. In qualsiasi caso, devo dire, il titolo, come abbiamo detto, è di portata mondiale, perché Black Sad ha avuto una innumerevole serie di traduzioni e ripubblicazioni nel mondo. Aspettiamo l'uscita con ansia e nel frattempo invitiamo come sempre i nostri lettori a riscoprire questi personaggi. Nel caso di Black Sad è davvero, davvero un'opera rilevante. Noi ti ringraziamo come sempre della tua presenza. Grazie Manuel, alla prossima settimana con altre importanti novità nel mondo del videogioco. Ciao, buon lavoro! Ciao. Watch the skies everywhere. Keep looking. Keep watching the skies.